Seconda parte di Caffè Bollette, do il benvenuto al nostro secondo ospite che è Sergio Gori, amministratore delegato della FK Group, che è un'azienda che sembra fatta apposta per stare dentro questa storia. Ahimè, perché purtroppo ci sono anche alcuni risvolti. FK Group è un'azienda che ha in questo momento la testa ad Arezzo, tra l'altro a pochi metri anche dalla nostra sede, ma che ha stabilimenti a Bergamo. E stabilimenti produttivi a Bergamo, però si tratta di una piccola multinazionale che opera dal 1961, fondata dal presidente, che è il mio socio, perfettamente in salute, in questo momento a Bergamo barricato in casa. L'azienda in realtà ha sempre tagliato qualsiasi tipo di tessuto e ci siamo spostati da quello che è in questo momento il tipico settore nostro, che è l'automotive, quindi tutto quello che è la selleria auto, e il fashion. Non so se si possono fare i nomi, certo. Però chiaramente i più grandi clienti anche qui intorno sono nostri clienti, forniamo. Queste macchine sono perfette per il taglio del TNT e anche di questi tipi di materiali. Abbiamo delle accortezze particolari, a volte le cose accadono anche un po' per caso. Noi abbiamo 5 sedi importantissime in tutto il mondo, una è quella di Shanghai, una è quella di Bergamo, una è quella di Mulhouse in Francia, una è quella di Arezzo, dove c'è anche la Software House, che è la Good Solution, e una è negli Stati Uniti e in California. Chiaramente quando a gennaio i nostri ragazzi di Shanghai hanno iniziato a dire guardate qui è una cosa seria, mossi da un istinto naturale abbiamo trovato 3.000 mascherine e le abbiamo mandate. Cioè quando il nostro governo chiudeva le frontiere dalla Cina noi inviavamo le mascherine. E quando dopo qualche settimana ci siamo trovati nelle stesse condizioni, io non sapevo, erano usciti degli articoli in Cina che parlavano appunto di questo gesto per noi naturale, normale, in cui si diceva chiaramente che non tutti gli italiani avevano delle remore, c'era anche tanta gente che aiutava e che considerava la Cina. Per noi è normale perché sono nostri colleghi, sappiamo il valore di queste persone. E loro, quando noi ci siamo trovati nelle stesse condizioni, hanno ricambiato in modo spettacolare. Infatti poi sono usciti tanti articoli, anche l'Eco di Bergamo, che praticamente dice adesso la Cina ricambia il favore. Probabilmente siamo stati quelli che abbiamo dato il via a questo ponte. Nel frattempo, tutte le produzioni che erano state dedicate all'automotive, noi serviamo anche l'Infeng, che è quella che produce la Volvo in Cina, serviamo aziende come Johnson Control, che sono quelli che producono poi Volkswagen, sto parlando della parte degli interni, hanno deviato le produzioni per ordine del governo verso le mascherine. Questo tipo di tessuto, più che questo, quel tipo. E non solo, tutti i nostri ordini che erano dedicati alla Cina sono stati da noi modificati nottetempo. Avevamo un ordine di diversi milioni di euro, già nate per quello che poteva essere la parte di automotivo, anche aeronautica, che è un altro settore che noi tocchiamo nel taglio del carbonio e della fibre composite. Tutte macchine modificate per poter tagliare il TNT, che è un materiale estremamente difficile. Non è un materiale così semplice, così facile, tende a impastare una serie di problemi, poi gli inquinamenti, poi deve essere asettico, bisogna mantenere una serie di parametri e di filtri. Non solo, tutto hanno richiesto un ulteriore sforzo, un aumento della nostra produzione e dove abbiamo capito che la situazione era estremamente seria. L'abbiamo capito quando addirittura il cliente ci ha chiesto la spedizione via aerea di una macchina che pesa 30 tonnellate, è lunga 6 metri e larga 4, 19.000 euro di spedizione aerea. Un cinese che non guarda a 19.000 euro significa che la situazione è veramente difficile. Certo. E lì ci siamo veramente resi conto. In quel momento, sto parlando cronologicamente, abbiamo iniziato a gennaio a fare il regalo. La produzione di mascherine che servivano in quel momento per l'emergenza cinese. Assolutamente. E poi parlando siamo arrivati quindi a febbraio. A metà febbraio, grazie alla loro insistenza,
ho spostato tutte le operazioni esterne alla produzione. Nella produzione fortunatamente ho il signor Cattini, i Cattini che sono i miei soci a Bergamo che seguono tutta la parte della produzione, ma io ho spostato ad Arezzo, dove comunque c'è già una centrale operativa che è la nostra software house, la Good Solution. Poi i nostri cinesi che, sebbene rispettino assolutamente le gerarchie, quindi si sono imposti, pur non essendo nella condizione di imporre, si sono imposti, ci hanno praticamente obbligato a dividere, a tenere le cose separate, hanno iniziato a spiegarmi molto insistentemente quello che potevano essere le conseguenze, ma io ho commesso degli errori. E uno di questi errori è che, come tutti a gennaio, era, secondo me, era un'influenza, certo, come penso anche per te. Certo. Già, chi è che credo che è stato un errore comune. Anche perché fra l'ipotesi migliore e l'ipotesi peggiore l'uomo è sempre, come dire, portato, esatto, a scegliere l'ipotesi migliore. Però se hai un amico che continuamente insiste, ti dice guarda che non è così, non è così, gente di cui ti fidi, perché è gente che non ci ha mai mentito, devo dire. E abbiamo iniziato ad ascoltare, questo grazie a Dio, perché ancora oggi ci possiamo permettere di gestire tutta l'assistenza per ciò che non è la Lombardia da Arezzo, tutta la parte di commercio estero da Arezzo, la produzione, un solo stabilimento su 5 in quel di Bergamo è chiuso, dove purtroppo abbiamo avuto anche degli eventi eventi brutti. Che succede? Quando la Cina ancora non è fuori dal guaio, quindi circa 3 settimane fa, e mandano 2.700 mascherine d'urgenza a noi per poter continuare a lavorare o aiutare gli ospedali della Bergamasca, dove sapete quello che sta succedendo. Certo. Queste mascherine arrivano, qui c'è un aneddoto brutto ma lo devo dire purtroppo, arrivano a Malpensa, c'è un'agitazione a Malpensa, per cui le mascherine rimangono 4 giorni lì. Lì abbiamo fatto intervenire la prefettura. La prefettura è su consiglio dell'amico Giuseppe Fanfani, e faccio il nome perché è quello che mi ha dato le dritte. Che l'Italia quando vuole si sa muovere, le burocrazie le brucia. Questo erano bloccate per motivi burocratici? Per motivi di agitazione interne a questo personale, credo che fosse, non so se si può dire, la TNT. Che erano agitati e quindi le nostre mascherine non ce le davano. Ma non è perché venivano dalla Cina e quindi venivano considerate? Non lo so, francamente no, non lo so. Anche perché oggi purtroppo si è capovolta. C'è stato bisogno della prefettura per portarle via dall'area doganale, erano lì da qualche giorno. E stiamo aspettando a giorni un altro arrivo di 10.000 mascherine che vengono comunque donate da noi, a quelli che sono gli ospedali lì. Ho visto i prezzi con cui ora adesso loro venderanno all'Italia e questo è veramente interessante, perché si parla di pochi o poche. In più aggiungo anche che in questo momento stavo guardando il telefono e molti dei nostri clienti italiani, con una velocità veramente importante, si sono adattati a costruire, a fare le mascherine. Io ho notizia adesso dell'ADE di Dottarelli, che è del gruppo Cucinelli, che sta facendo mascherine. Alcuni fasonisti con le nostre macchine, anche con le nostre macchine. La, certo, nostra macchina è una parte del processo. È tutto ciò che non è macchina da cucire, quindi la progettazione, il disegno, la stesura, preparare i materassi e poi tagliare queste mascherine con l'ottimizzazione, perché è un materiale piuttosto caro, quindi devi evitare di sprecarle, come quando si fa una borsa della Prada o un abito di Cantarelli una volta. Quindi è esattamente questo il tipo di processo. Ho saputo per esempio che l'ADE, ma anche dei fasonisti della Prada, stanno già producendo mascherine, speriamo, perché per quanti milioni di mascherine possono arrivare dalla Cina? Abbiamo scoperto che quelle che serve sono una quantità inimmaginabile, perché la prima volta che mi hanno detto i numeri, i nostri cinesi hanno detto ne servono qualche miliardo. Dico, ma come? Certo, voi siete un miliardo, No, ma guarda che ogni 2 giorni le devi cambiare, quindi serve qualche miliardo di mascherine. Quindi le quantità, più persone riescono a produrre, è meglio. E sapere che anche in Italia si sono mossi dei gruppi come Cucinelli, nostro cliente, come Prada, che le sta producendo, è veramente bello, è veramente interessante. La testimonianza è importantissima. Poi Sergio Gori, voglio fare un'ultima domanda, perché
Ovviamente si parla molto anche dell'eventualità, della necessità per motivi sanitari di fermare anche le produzioni, no? Fermare tutto. Immagino che questo dibattito nella zona di Bergamo, dove voi operate a livello produttivo, sia ovviamente ancora più acceso. Quanto è importante invece continuare a produrre e quanto, posso chiederlo, è pesante la scelta di continuare a farlo per chi ha un incarico come il suo all'interno di un'azienda? Questo lato, secondo me, bisogna chiudere tutti. Glielo dico perché se la vivi è un po' diversa. Perché magari chiudiamo tutti per un po' e poi ripartiamo. E magari noi non chiuderemo o chiuderemo poco per questo motivo, per le mascherine, ma speriamo che alla fine poi smettiamo di fare mascherine e ritorniamo a fare borse, abiti e automobili. Questo è un po' quello che posso dire. Bellissimo l'intervento di Guasconi. Ha puntato veramente in quelli che sono i pensieri di noi imprenditori giornalieri, insomma, anzi notturni. Ecco, quindi in qualche modo appunto la scelta di continuare la produzione è anche una scelta che dal punto di vista, vorrei dire, più che appunto economico, produttivo, dal punto di vista anche etico e morale è una scelta pesante. Certo, la scelta di continuare le produzioni quando si tratta di produzioni indispensabili è obbligatoria, secondo me. Tutto ciò che non è indispensabile bisogna chiudere. Lo dico con la morte nel cuore, per quello che vediamo e per quello che viviamo. Quindi, secondo me, bisognerà prendere qualche decisione ancora più drastica. Bene. Grazie a Sergio Gori per essere stato qui con noi. Tra l'altro, devo dire, purtroppo la tragicità degli eventi però ci ha consentito anche di venire a contatto di una realtà così importante che ha appunto, come dicevamo prima, ad Arezzo una base fondamentale. No? E quindi auguriamoci di riparlare di FK Group in altri momenti. E ovviamente... Automobili, aerei e compagnia, ecco. Bella.